Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi location auto, perché stiamo per recensire un nuovo Smart iBox ed è lui, lo Smart iBox della Linkifan, un piccolo dispositivo che rende il sistema multimediale della nostra auto un intrattenimento veramente incredibile. Fa fare un upgrade al nostro sistema multimediale rendendolo praticamente ottimizzato per essere un sistema di intrattenimento. Ma prima di vedere in azione e di conoscere tutte le sue caratteristiche, direi di vedere cosa troviamo all'interno della confezione una volta che ci arriva a casa. Allora, all'interno della confezione, che è questa, molto piccola e compatta, troviamo al suo interno un cavo Type-C per collegarlo al sistema multimediale della nostra auto se la nostra auto ha una presa Type-C, mentre l'altra presa Type-C va collegata al piccolo Linkifan. Dopodiché abbiamo un adattatore HDMI mini a HDMI standard, dopodiché abbiamo un cavo USB Type-C, sempre per collegare il nostro dispositivo al sistema multimediale della nostra auto che abbia una presa USB, mentre la presa Type-C sarà per collegarla sempre al nostro Linkifan. E poi come ultima cosa troviamo il microfono, un piccolo microfono che ci permette di comunicare in maniera vocale direttamente col nostro Linkifan, quindi se volessimo utilizzarlo con questa funzione dovremmo utilizzare questo piccolo microfono in dotazione. Quindi questi sono tutti gli accessori che ci sono all'interno della confezione, più ovviamente un piccolo manuale in lingua inglese e cinese, davvero molto compatto, molto minimal, ma utile per capire come andare a collegare il tutto. Ma ragazzi, di questo potete fare a meno perché c'è il mio video. E poi, come ovviamente ultima cosa, abbiamo lui, il Linkifan. Ragazzi, un dispositivo secondo me veramente interessante per le sue caratteristiche tecniche, che sono sicuramente da non sottovalutare per quello che sono appunto le sue prestazioni. Allora, questo piccolo dispositivo ha al suo interno un processore Snapdragon 665 Octa-Core, che gli permette appunto di essere un dispositivo abbastanza veloce per quanto riguarda appunto la fluidità nel nostro sistema multimediale. Al suo interno troviamo 4 giga di RAM e 64 giga di memoria per quanto riguarda il dispositivo che ho in mano io. Poi ci sono versioni più performanti anche da questo punto di vista, c'è la versione da 8 giga di RAM e 128 giga di memoria, e poi c'è anche la versione con 256 giga di memoria. All'interno di questa memoria abbiamo installato Android 12, che ci permette di essere appunto totalmente indipendente dai nostri smartphone, se mai volessimo utilizzarlo appunto senza utilizzare i nostri smartphone. Però lui rende compatibili i nostri telefoni con Android Auto o Apple CarPlay in modalità wireless, quindi abbiamo veramente tantissima libertà di utilizzo. Per quanto riguarda le connessioni, abbiamo veramente di tutto di più. Abbiamo uno slot per SIM telefonica, abbiamo uno slot per una micro SD per espandere la memoria, abbiamo una presa Type-C per l'alimentazione e la connessione al nostro sistema multimediale, abbiamo un ingresso jack per il microfono che vi ho fatto vedere prima, mentre da questa parte abbiamo una presa mini HDMI. Perché? Perché se volessimo possiamo connettere un monitor esterno, quindi per dire, questo lo connettiamo direttamente dove abbiamo il sistema multimediale della nostra auto, quindi sulla parte frontale normalmente della nostra auto, nel cruscotto. Poi se vogliamo tiriamo un cavo HDMI nella parte posteriore, possiamo mettere un display attaccato al poggiatesta dietro di noi per magari i bambini quando facciamo un viaggio, così che possano vedere tutto l'intrattenimento che abbiamo qua all'interno. Sì, perché tramite il sistema Android preinstallato possiamo vedere tutti i classici fornitori di streaming, Netflix, Prime Video, che ne so, Disney Plus, YouTube, qualsiasi cosa potremo utilizzarla tramite lui. Non siamo obbligati ovviamente ad utilizzare una SIM telefonica, perché potremmo utilizzare il nostro smartphone in modalità hotspot, come farò io adesso quando andremo a provarlo, che ci permette appunto di utilizzare il giga del nostro telefono tramite appunto la connessione in hotspot. Sì, perché abbiamo anche il vantaggio che il nostro smartphone molto probabilmente sarà in 5G, mentre lo slot per la SIM telefonica che abbiamo qua è solo 4G, quindi sicuramente l'hotspot è la soluzione migliore. E poi comunque non abbiamo una SIM aggiuntiva a quella che già utilizziamo nel nostro smartphone, quindi hotspot e andiamo alla grande. Questo piccolo
dispositivo, ragazzi, vi lascio qua sotto il link in descrizione, costa intorno ai $150, poi il prezzo è variabile, comunque vi lascio qua sotto tutto in descrizione, così gli date un'occhiata se siete interessati ad acquistarlo, perché sicuramente è un prodotto molto molto valido. È il primo prodotto che porto della Linkyfan e devo dire che mi ha soddisfatto. Anche la customizzazione di Android 12 per quanto riguarda l'interfaccia del sistema che vediamo all'interno della nostra auto, direi che è davvero molto molto piacevole. Ma detto tutto questo, adesso direi che è arrivato il momento di provarlo e di vederlo in azione. Quindi basta andare a collegare il nostro cavo Type-C USB, nel mio caso, al sistema multimediale della nostra auto e siamo pronti a partire. Una volta connesso tramite la porta USB e una volta che lui si avvierà, ecco che apparirà la scritta Apple CarPlay. Dopo qualche secondo accederà in maniera automatica al sistema Android 12 preinstallato nel nostro Linkyfan. Se non dovesse accedere automaticamente, basterà cliccare su Apple CarPlay e accederemo direttamente all'interfaccia di utilizzo di Android 12 customizzato da Linkyfan per il suo iBox, e devo dire che è davvero molto accattivante. Adesso siamo in modalità con interfaccia scura perché siamo in garage, quindi troppa luminosità darebbe fastidio, mentre quando saremo con la luce del sole avremo l'interfaccia tutta bianca, quindi per avere una migliore visibilità con la luce del sole. Allora, la prima cosa che possiamo utilizzare da questo sistema operativo, che come vi ho detto inizio video è totalmente indipendente da Apple CarPlay o Android Auto, però potremmo utilizzare Apple CarPlay o Android Auto in modalità wireless, come vedremo tra poco, ma questa interfaccia è totalmente indipendente. Come vedete io ho il wifi attivo perché ho collegato in hotspot il mio iPhone, quindi il mio iPhone, vedete qua adesso in modalità hotspot, lui si è connesso e sfrutta la mia rete 5G che ho nel mio telefono, quindi potrò utilizzare tutte le applicazioni che ci sono installate e andare ad installare anche altre applicazioni. Infatti se io adesso vado a cliccare qua, ragazzi, guardate quante cose sono già preinstallate. Abbiamo YouTube, abbiamo Netflix, abbiamo Disney Plus più tutte le altre applicazioni che vedete, ma è possibile andare ad installarne altre perché abbiamo di default il Play Store, quindi andando ad inserire i nostri dati del nostro Play Store potremmo accedere tranquillamente a quello che è l'interfaccia di Google Play e andare ad installare qualsiasi applicazione. Andando a cliccare qua, vedete, appare questo pallino arancione che ci permette o di tornare alla home o di tornare indietro di una schermata, quindi ci avremo sempre questo tasto sempre disponibile in qualsiasi momento. Vedete, va via dopo un po', però se io vado a cliccare qualsiasi parte dello schermo lo faccio ritornare, potrò andare ad utilizzarlo. Allora, come abbiamo detto, abbiamo la possibilità di utilizzare tutte le applicazioni. Per andare ad attivare il wifi e selezionare l'hotspot, per esempio adesso io sono già attivo come vedete, ma se vado in impostazioni qua all'interno dove ho tutte le applicazioni, vedete che qua sotto wifi set posso andare a selezionare e attivare il wifi. Questo è il mio wifi di casa, mentre questo è il mio wifi in hotspot che sto utilizzando dal mio smartphone. Quindi in questa schermata potremo andare ad utilizzare ovviamente quello che è l'interfaccia principale del wifi. Una volta fatto questo, quindi una volta attivato il wifi e abbinato l'hotspot, potremo utilizzare veramente tutto Android 12, quindi tutte le applicazioni di streaming video saranno disponibili. Infatti se io adesso vado a cliccare, che ne so, su YouTube, giusto perché almeno vado a vedere i miei contenuti e non rischio il copyright, adesso se io vado a selezionare, adesso non sono dentro con nessun account, ma vado a selezionare un canale YouTube, in questo caso il mio, ci clicco sopra e accedo a tutto il mio canale YouTube, cioè praticamente come siete abituati normalmente. Se vado a cliccare qua, ecco che siamo pronti a far partire il video. E vado ad alzare l'audio.
Salve a tutti ragazzi. Ed ecco qua ragazzi, oggi il video di YouTube all'interno della vostra auto. E stessa cosa da qualsiasi altra applicazione di streaming video, quindi che sia Disney Plus, che sia Netflix, basterà avere ovviamente il nostro account. E se ne vogliamo delle altre, che ne so, vogliamo Amazon Prime, lo andremo ad installare direttamente dal Play Store. E questo rende davvero facile l'utilizzo di tutte queste applicazioni all'interno del sistema multimediale della nostra auto. Se poi dovessimo andare a cliccare su Google Maps, potremmo andare a utilizzare Google Maps direttamente, adesso anche qua bisogna accedere con l'account, direttamente con il sistema Android che abbiamo installato nel nostro Linkyfan. Quindi non è necessario per forza utilizzare lo smartphone, o meglio, lo smartphone lo dobbiamo utilizzare per connettere appunto l'hotspot per avere internet, perché comunque Google Maps frutta internet, però è l'unica cosa che dobbiamo avere in comunicazione del nostro smartphone. Tutto il resto è installato direttamente in Android 12 all'interno del nostro Linkyfan. Adesso torniamo indietro e andiamo ad associare Apple CarPlay, perché comunque qua abbiamo la possibilità di utilizzare Apple CarPlay direttamente in modalità wireless. Quindi per farlo è davvero molto semplice, clicchiamo qua in impostazioni generali per quanto riguarda l'iPhone, Apple CarPlay, e aspettiamo che venga rilevato, vedete, GT6BTD75B, è stato rilevato. Perfetto, una volta che il sistema ha associato i due dispositivi tramite Apple CarPlay, ecco ragazzi che ho tutto Apple CarPlay disponibile nel mio sistema multimediale in modalità wireless. Infatti vedete che non c'ho nessun cavo collegato, perché lui è direttamente collegato in modalità wireless. Ma se voglio tornare a quello che è il sistema Android, è molto semplice, basterà cliccare qua sulla casetta e torniamo direttamente in modalità Android 12 preinstallato nel nostro Linkyfan. Voglio ritornare in Apple CarPlay? Clicco qua ed eccoci direttamente in Apple CarPlay. Cioè veramente semplicissimo, come in pochi passaggi possiamo andare e tornare tra Apple CarPlay e Android 12 preinstallato nel nostro sistema multimediale tramite Linkyfan. Stessa cosa è per Android Auto, stessa identica cosa, la procedura praticamente è simile se non uguale, e stessa cosa il discorso del passaggio per tornare indietro. Infatti ragazzi vedete che se io adesso torno alla home, infatti una volta che cliccheremo qua, se abbiamo Android Auto, accederemo a Android Auto anziché Apple CarPlay. Un'altra possibilità che abbiamo è fare il mirroring del nostro telefono, quindi non la modalità per auto ma proprio il nostro telefono all'interno del nostro sistema multimediale con AirPlay o Android Cast in base appunto al telefono che noi abbiamo. Se faccio AirPlay ho disponibile subito la schermata di abbinamento, basterà entrare nel nostro smartphone, andare a selezionare la voce che ci permette di fare il mirroring, ecco che è stato rilevato, vedete, duplica schermo con Android F990, vado a dirgli ok. A questo punto dovremmo avere il nostro smartphone che appare qua all'interno del nostro sistema multimediale, ed ecco qua il nostro smartphone. Vedete ragazzi che abbiamo lo smartphone direttamente nel nostro sistema multimediale, quindi potremmo andare a fare partire le applicazioni che abbiamo all'interno del nostro smartphone direttamente nel nostro sistema multimediale tramite quello che è il mirroring, quindi anche applicazioni video che abbiamo nel nostro smartphone. Quindi potrò per esempio andare a utilizzare tutte le mie applicazioni di streaming video o qualsiasi altra cosa direttamente facendo il mirroring, però ovviamente è molto più comodo probabilmente utilizzarle direttamente dal sistema Android, dove abbiamo un'interfaccia diversa, però è possibile fare anche questo. Stessa cosa con Android Cast, che ci permette di utilizzarle invece per i dispositivi Android in modalità sempre come mirroring. Poi come ultima possibilità abbiamo anche quella di utilizzare il nostro dispositivo, il nostro smartphone, in connessione Bluetooth, quindi sia per quanto riguarda l'audio sia per quanto riguarda la possibilità di telefonare. Infatti adesso vedete il mio dispositivo è connesso in modalità Bluetooth, in questo caso musica, ma possiamo utilizzarlo anche per telefonare. Una volta abbinato in modalità Bluetooth, vedete, connected iPhone di Andrea Montanari, quindi avrò accesso tramite Bluetooth alla possibilità di telefonare componendo un numero o accedere direttamente alla rubrica o a tutto quello che vogliamo tramite il Bluetooth.
quindi un'altra funzione semplice e molto comoda per accedere a tutti i contatti del nostro telefono, sia per telefonare che per ascoltare magari anche la musica in modalità Bluetooth se non volessimo utilizzare Apple CarPlay o Android Auto. Quindi direi che queste sono le cose principali di questo Linkify. Penso di avervi fatto vedere cosa è in grado di fare, cosa è in grado di darci, cosa ci permette di fare attraverso il nostro sistema multimediale. Ok ragazzi, avete visto quante possibilità ci dà questo piccolo dispositivo Linkify. Devo dire che mi è davvero piaciuto per quanto riguarda la sua fluidità, le sue prestazioni e soprattutto l'interfaccia customizzata di Android 12. Mi è piaciuta molto per come si vede all'interno del display della nostra auto. Avete visto tutte le possibilità di connessione, avete visto che si può fare il mirroring del telefono, si può utilizzare direttamente Apple CarPlay o Android Auto in modalità wireless, o si può utilizzare direttamente solo il sistema operativo Android 12 che abbiamo preinstallato qua all'interno. Tramite quello già possiamo fare un sacco di cose per quanto riguarda appunto le applicazioni, installare applicazioni, utilizzare applicazioni, perché poi con il Play Store preinstallato abbiamo veramente libertà di andare ad installare qualsiasi cosa. Quindi ragazzi, come vi ho detto, qua sotto trovate il link in descrizione se volete dargli un'occhiata, se lo volete acquistare, vi lascio tutto qua sotto in descrizione. E se questo mio video in cui vi ho portato la mia recensione riguardante il Linkify iBox vi è piaciuto, l'avete trovato utile ed interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, prime spoiler, tantissimi reel riguardante anche il mondo della simulazione, lì arriva spesso e volentieri. E sempre se vi va, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte, per sostenere questo canale dove posto tantissimi coupon sconto riguardante tutta la tecnologia in generale. Vi invito anche a seguirmi sul mio canale Telegram Usati Poco da un nerd e mezzo, dove pubblico tantissimi device che ho recensito, che poi magari non utilizzo più perché comunque non posso ottenere tutto quello che mi arriva. Lì li trovate praticamente nuovi ad un prezzo veramente incredibile, magari anche lui lo troverete all'interno del mio canale Usati Poco da un nerd e mezzo. Quindi tenete d'occhio anche quel profilo, perché secondo me trovate cose interessanti a prezzi veramente veramente bassissimi. Ma soprattutto la cosa che dovete fare assolutamente è iscrivervi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, una recensione, un test, un tutorial o una novità. Ciao e al prossimo video.